Beh, intanto è un'altra bella sfida contro una squadra forte, che è stata che anche loro retrocessi, hanno mantenuto gran parte della struttura, giocano un buon calcio, Abate fa giocare bene la squadra perché si vede che hanno uscita 4, uscita 3, è una squadra che diciamo che proverà a essere insieme a altre 3-4 a vincere questo campionato. Quindi bisogna portare rispetto, ma paura di nessuno, come dico sempre io. Noi l'abbiamo preparata bene, abbiamo fatto un'ottima settimana, dobbiamo ripartire dall'atteggiamento e dallo spirito che abbiamo messo in campo col Pescara, cercando di migliorare quello che in settimana abbiamo provato, perché la qualità, le giocate ci sono, l'intensità, l'atteggiamento mi è piaciuto, adesso bisogna andare a migliorare quei particolari, i dettagli di squadra. Io quando parlo di squadra significa che la fase difensiva sono i centrocampisti che devono lavorare meglio, quando dico la fase offensiva dico che i terzini devono accompagnare di più l'azione. Quindi dobbiamo lavorare bene, meglio sui reparti, sulle distanze e chiaramente mi voglio vedere una continuità e un miglioramento anche domani a Terni. I ragazzi si stanno allenando bene, si stanno conoscendo sempre di più, la mia voce cominciano a sentirla in maniera diversa. Sono stimolati a voler venire fuori da questo momento. C'è tempo, perché non bisogna metterci troppa pressione noi addosso, nel senso che sappiamo che dobbiamo prima di tutto fare la prestazione e essere forti sia nelle gambe, ma soprattutto nella testa. Questo domani dobbiamo essere noi, forti nelle gambe, ma soprattutto nella testa. L'Ascoli è una squadra dove deve avere un atteggiamento, uno spirito battagliero forte, deve avere uno spirito di squadra elevato. Da questo si parte. Se non si parte da questo, si farà fatica a costruire azioni, si fa fatica magari a provare a poter vincere partite. Per vincere partite bisogna, ripeto, crederci di più nelle proprie qualità, perché bisogna cominciare a diventare un po' più consapevoli della propria forza.